Umberto Mercurio, presidente dell'Associazione Licola Mare Pulito. Insomma, si parla di questi canali che stanno disostruendo al depuratore, perché comunque ci sono gli allagamenti, perché comunque ci sono una serie di conseguenze. Sì, diciamo che purtroppo ci si è resi conto di un problema che è un po' molto, è abbastanza grosso, cioè nel senso che il collettore principale che va al depuratore, che parte al sollevamento di Via Madonna del Pandano, dal sollevamento Camaldoli, è in parte ostruito, ma ostruito perché dalla piana di Quarto arrivano grosse quantità di detriti che ostruiscono quel canale, quindi non fa defluire l'acqua. E c'entra anche via Madonna del Pantano. Certo, Via Madonna del Pandano è una diretta conseguenza perché l'acqua, non riuscendo a defluire, il collettore ha ceduto in un paio di punti e quindi fa fuoriuscire i reflui che finiscono in una golena. Poi sono state messe delle pompe in modo tale che queste pompe aspirino quei liquidi e li ributtano e li rimandino di nuovo al depuratore. Però è una situazione che bisogna risolvere e si sta lavorando. E su questo la Regione si è mossa tempestivamente. Però purtroppo il guaio non è piccolo, il guaio è grosso e quindi dobbiamo sperare in una breve risoluzione. Una volta che hanno disostruito, che le condotte risultano libere, devono fare l'operazione di una video ispezione lungo tutta la condotta, che è circa 2 km da Via Madonna del Pantano ad arrivare al depuratore. La devono verificare tutta per capire dove è collassata o qual è il problema, perché ci potrebbe essere anche un problema di natura diversa, che purtroppo non lo sappiamo.